È chiaro sin da subito che l'intenzione degli sviluppatori era quella di realizzare uno strategico a turni ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, e più nello specifico nell'Oceano Atlantico, che offrisse un'esperienza di gioco quanto più realistica possibile, anche su una piattaforma meno performante rispetto a PC e console come quella offerta da smartphone e tablet. Già a partire dai numeri che lo caratterizzano, Atlantic Fleet è un gioco piuttosto impressionante. 50 missioni per ogni fazione, alleati o Germania, 60 navi di svariate classi di appartenenza, come portaerei, incrociatori, cacciatorpedinieri e sottomarini, 13 velivoli tra caccia e bombardieri anch'essi controllabili sul campo di battaglia, 30 missioni che riproducono battaglie storiche avvenute ovviamente nell'Oceano Atlantico, partite personalizzabili, multigiocatore in locale e molto altro. I controlli sono sufficientemente intuitivi. Durante il nostro turno potremo controllare la flotta, nave per nave, sfruttando un indicatore per la direzione ed uno per la velocità, per quanto riguarda ovviamente la gestione della fase di movimento, e altri due indicatori per direzionare gli armamenti e per gestire l'inclinazione, insieme a pulsanti dedicati al fuoco e alla selezione degli armamenti. Avremo ovviamente a disposizione una mappa dove tenere traccia della posizione della nostra flotta e di quella avversaria, la possibilità di passare ad una visuale in prima persona per individuare meglio i bersagli ed una serie di controlli speciali per l'utilizzo dei sottomarini, dei loro siluri e anche degli attacchi aerei. Il tutto è incorniciato in un motore grafico tridimensionale realizzato con l'ausilio di Unity e estremamente ricco di dettagli. Ottimi anche gli effetti atmosferici, di luce e la resa dell'acqua, anche se più da vicino è possibile notare qualche difettuccio che con qualche giorno in più di sviluppo probabilmente poteva tranquillamente essere evitato. Si tratta, come già accennato, di una produzione davvero incredibile, specialmente considerando che si tratta di una software house indie. Purtroppo, proprio perché è una produzione indie, Atlantic Fleet nasconde dei piccoli difetti che nelle produzioni maggiori sono spesso assenti. Si sente ad esempio la mancanza di un tutorial che ci guida lungo le varie fasi del gioco, o ad esempio nella gestione della costruzione della flotta nelle due campagne disponibili. Anche l'interfaccia, a differenza della grafica di gioco, sembra poco curata e non rispecchia adeguatamente l'offerta videoludica proposta. Ci sentiamo quindi di sconsigliarlo vivamente ai casual gamer o a chi cerca una semplice esperienza in stile battaglia navale. Atlantic Fleet è a tutti gli effetti un gioco di battaglia navale, ma si tratta di un complesso strategico a turni le cui partite possono andare avanti anche per diversi minuti e in cui le tattiche adottate dal giocatore, più che la mera potenza di fuoco, giocano un ruolo essenziale per la vittoria contro l'intelligenza artificiale prevista. Se siete amanti del genere, difficilmente ve lo farete sfuggire. Atlantic Fleet è disponibile sul Play Store di Google a 10,70€ e sull'App Store di Apple a 9,99€. Per questa recensione di Atlantic Fleet è tutto, un saluto da Lorenzo Delli per mobileworld.it.